È in vigore da oggi, 14 gennaio, la nuova ordinanza del Comune di Cortona che prevede una temporanea riorganizzazione della circolazione stradale nel centro storico per permettere di portare avanti i lavori in via Geno Severini, strada che ormai da tempo è interessata da una sostanziale riorganizzazione e messa in sicurezza. La più importante novità riguarda soprattutto il transito di auto in via nazionale anche nelle ore di normale chiusura al traffico. Fino all'8 febbraio, dalle 7.30 alle 17, di fatto non si potrà utilizzare via Severini per uscire dalla città etrusca e si dovrà dunque transitare, sempre in regime di senso unico, da piazza Garibaldi, via Nazionale, piazza della Repubblica e poi in via Roma. Il transito in via Severini sarà invece consentito a cantiere chiuso dopo le 17 e comunque ai soli residenti nelle altre ore del giorno. Sosta invece vietata lungo tutta la strada sia ai residenti che ai portatori di handicap. L'ordinanza comunale redatta dalla comandante della Polizia Municipale Cortonese è in vigore fino al 30 di aprile, nuova data presunta di fine lavori. E intanto anche il ripristino della fermata di autobus di linea in piazza Garibaldi si allontana. Fino al 30 aprile, salvo nuovi ritardi, resta in vigore quella temporanea di piazza del Mercato, che da settembre serve anche gli studenti delle scuole cortonesi.